Credo che abbiano perso un voto, perché teoricamente erano 21 più 2 dei Fratelli d'Italia, quindi avrebbero dovuto essere 23 i voti favorevoli. Sono stati 22, c'è stato un deputato, credo, però su questo diciamo non vi do certezze, bisogna chiedere ai segretari o al presidente, ma certamente c'è stato uno dei parlamentari che teoricamente avrebbero dovuto votare che non ha ritirato la scheda. La scelta di non ritirare la scheda è una scelta, insomma, non solo diciamo, rispetto alla figura di Foa che non andava bene, ma proprio rispetto alla violazione della legge sin dall'inizio di questa vicenda? No, da parte nostra è di metodo e di merito. Di metodo ovviamente perché il Presidente deve di per sé essere una figura di garanzia e sarebbe stato giusto che in qualche modo da parte del Governo ci fosse uno sforzo, come c'è sempre stato per la verità nella storia del Consiglio d'amministrazione, per coinvolgere anche le minoranze attraverso l'indicazione di personalità che potessero essere gradite o comunque non sgradite. C'è anche da parte almeno del Partito Democratico una forte valutazione di merito, l'approccio culturale, i principi, i valori, quanto più volte scritto e sostenuto dal designato Presidente rendeva francamente impossibile per noi del Partito Democratico votarlo. E quindi per quanto ci riguarda non c'è stato soltanto un tema di metodo ma anche di merito. Grazie.